Buongiorno e benvenuti. Sono Sara Kozlowski, direttrice del Centro per la Storia dell'Arte e dell'Architettura delle Città Portuali, una partnership tra l'Istituto per la Storia dell'Arte Edith O'Donnell di Dallas e il Museo Erie al Bosco di Capodimonte di Napoli. Siamo lieti di presentare la terza lecture della nostra serie digitale, Il Golfo di Napoli e oltre. Arte e cultura dall'antichità ai giorni nostri. Sul nostro sito web potete trovare le conferenze di Paolo Giulerini dal Museo Archeologico di Napoli e Bianca De Divitis dall'Università di Napoli Federico II. Oggi siamo onorati di ospitare Andrea Viviani, curatore e critico e responsabile e curatore del Centro di Ricerca Castello di Rivoli a Torino. Fino al 2019 è stato direttore del MADRE, il Museo d'Arte Contemporanea Donna Regina di Napoli, presso cui ha curato e coordinato mostre, progetti e programmi che hanno intrecciato l'arte contemporanea con la storia di Napoli, con la sua arte e con la vita culturale della città. Oggi parlerà della storia della formazione di una collezione d'arte contemporanea molto importante, non a Madre, ma proprio nel cuore del Grand Dame dei musei napoletani, il Museo di Capodimonte. Il titolo della sua lecture è La collezione di arte contemporanea del Museo di Capodimonte, i suoi artisti, opere, mostre e mecenati. Do il benvenuto a Andrea Viviani. Buongiorno a tutte e a tutti e benvenute e benvenuti al Museo Erie al Bosco di Capodimonte. Oggi faremo una visita virtuale, a 40 anni di storia dell'arte contemporanea in uno dei musei di arte antica più famosi del mondo, appunto il Museo di Capodimonte. Quelle che vedete sono le due sezioni in cui è articolata attualmente la presentazione della sezione di arte contemporanea. Al secondo piano e al terzo piano, dopo la sala 80, e salendo attraverso le sale del secondo piano, nelle sale appunto che congiungono il piano al sottotetto, al terzo piano, dove continua appunto questa presentazione. Ma in realtà a queste sale siamo arrivati dopo una lunga storia, una storia che appunto è durata 40 anni e che parte con una data precisa, un artista preciso e un vero e proprio azzardo che ha cambiato la storia dell'arte contemporanea nelle istituzioni italiane, rendendo il Museo di Capodimonte il primo museo di arte antica in Italia che ha, appunto accogliendo questo azzardo, deciso di aprirsi ad una programmazione di arte contemporanea. Tutto parte, come ci documenta questa immagine del fotografo napoletano Mimmo Iodice, con un sorridente Alberto Burri, che inaugura nel 1978 quest'opera che vedete appunto documentata nella foto di Mimmo Iodice e che ancora oggi è la prima opera della collezione di arte contemporanea del Museo di Capodimonte. Un'opera gigantesca, di grandi dimensioni, ma gigantesca anche per la responsabilità storica che si è assunta. Si intitola Grande Cretto Nero. Ed è grande, come vedete. Un'opera monumentale che fu installata appunto nel 1978 in occasione della mostra personale dell'artista al Museo di Capodimonte. A inaugurare la mostra fu il soprintendente del museo, Raffaello Causa, insieme al gallerista napoletano Lucio Amelio, con una presentazione che fu fatta dallo storico dell'arte Cesare Brandi. La qualità di quest'opera non è soltanto estetica, ma appunto anche in qualche modo istituzionale, nel modo in cui trasforma in una forma e in un colore la storia di un museo di arte antica, e la porta, come se fosse una time capsule, una macchina del tempo, alla dimensione contemporanea.
Pensate, e torniamo un attimo indietro, a che cosa significava nel 1978 per colui che dirigeva il Museo di Capodimonte, appunto il soprintendente Raffaello Causa, interrompere la sequenza di capolavori di arte antica della collezione museale per introdurre, per un attimo, gli spettatori, gli osservatori, i conoscitori, i frequentatori del museo ad un vero e proprio scandalo estetico che era non soltanto dovuto al tempo, quindi alla contemporaneità dell'opera, ma anche al modo in cui quell'opera pretendeva, con i linguaggi modernisti e astratti del contemporaneo, di parlare ancora di arte antica, di parlare ancora del museo in cui ti trovavi, cioè di Capodimonte. E ne parlava perché il grande Cretto di Alberto Burri, un'opera in vari elementi di ceramica, di colore nero, un colore nero smaltato, riflettente, sono sì un'opera tipica del linguaggio, del lessico estetico di Alberto Burri, ma sono anche un riferimento preciso ad una delle qualità estetiche dei capolavori del Museo di Capodimonte, una di quelle qualità che è conosciuta in tutto il mondo, potremmo dire a uno degli elementi per cui il brand estetico, storico, culturale, istituzionale di Capodimonte è noto nel mondo. E cioè il nero, il fondo nero, lo sfondo nero dei grandi quadri del barocco napoletano e in modo particolare del gigante di quella stagione culturale che fu il Caravaggio. All'interno della collezione di Capodimonte è esposta una delle opere più note di Caravaggio, una delle opere più note del periodo napoletano di Caravaggio, che è La Flagellazione. Il corpo di Cristo incatenato alla colonna che viene flagellato dai suoi aguzzini. Sullo sfondo dell'apparizione di questa immagine sacra, di questa immagine di devozione, di questa immagine di sofferenza condivisa con il pubblico, sullo sfondo c'è un colore uniforme, in realtà in Caravaggio non è mai del tutto uniforme, nero. Come se le forme apparissero, si mostrassero allo spettatore, come accade a teatro, con un occhio di bue sull'attore principale, sull'attore che sta solcando la scena, e che appare appunto dal nero di fondo. Quella dinamica tra ombra e luce, tra corpo umano e supplizio e ascesi divina, quel elemento di frattura che si ricongiunge nel mistero religioso, nel mistero della fede, quel taglio, Burri avrebbe appunto detto quel cretto, sono quello che Burri coglie come il lessico, la grammatica formale da riproporre, cambiando tutto, ma in realtà interpretando quello che aveva a disposizione, cambiando tutto all'apparenza, rendendolo contemporaneo, ma in realtà non muovendosi dalle sue fonti, semplicemente dando loro una nuova possibilità di lettura. Nasce così per parlare delle piaghe sul corpo di Cristo, per parlare della luce che fende l'ombra e rende il suo corpo visibile, che Burri elabora questo enorme, grande cretto, come le ferite sul corpo, come il bagliore di luce che scandaglia e apre nell'oscurità un varco di luce. Ed è la stessa cosa che accade, come vedete in questa immagine, in questo grande cretto in ceramica nera. Una, potremmo dire, immagine di dettaglio. Oggi che il Museo di Capodimonte si è aperto al progetto di Google che mappa i musei e le collezioni di tutto il mondo andando anche a cogliere dettagli assolutamente invisibili all'occhio, potremmo dire che per certi aspetti Burri fa la stessa cosa, va a guardare il pigmento di colore del quadro, quadro che come accade spesso con le opere antiche si cretta, cioè si frantuma, e lo esalta, ne esalta la resistenza materica, ne esalta l'infittirsi del buio solcato però da raggi di luce,
È come se ponesse l'attenzione, la nostra attenzione di contemporanei, su un brandello di epidermide del corpo del Cristo, ma anche su un brandello di tela con cui Caravaggio ha cercato, equilibrando tra loro in modo spettacolare, in modo teatrale, luce e buio, di raccontare quel momento di sacrificio e di miracolo divino. Un'opera così contemporanea, eppure così armonica, così generosamente interessata a raccontare la storia dell'antico, dell'arte antica, l'identità di un museo. Qui, in questo atto generativo della collezione di arte contemporanea di Capodimonte, sta la straordinarietà, la unicità di questa collezione, dove l'arte contemporanea ha sempre cercato non di imporsi alla collezione, non di imporsi all'identità istituzionale, ma di rivelarla, di riformularla, di riposizionarla di fronte agli occhi, alle orecchie, alla sensibilità, al gusto, che nei secoli è cambiato, ma alcuni fenomeni, alcuni fattori, alcune linee ricorrenti nella storia dell'arte, ma anche alcuni aspetti dell'animo umano, tendono a rimanere universalmente le stesse. Ed è questo, se volete, il miracolo laico di questa collezione, il racconto specifico di questa collezione di arte contemporanea in un museo di arte antica: creare un legame stretto, profondo, all'interno della storia dell'arte e all'interno dell'anima, del cuore, della mente di chi visita questo museo, oggi, ma contemporaneo ai grandi capolavori, alle grandi emozioni umane che quei capolavori rivelano a noi come agli spettatori di ogni tempo. Eppure fu un azzardo, come scrisse Raffaello Causa stesso, presentare queste forme astratte, materiche, che si impongono molto più di quanto farebbe un apparentemente innocuo operare all'antica in senso tradizionale con il pennello di un pittore. Fu un azzardo. E scrisse, in occasione dell'inaugurazione, lo stesso Raffaello Causa queste parole, dicendo di essere assolutamente consapevole di quello che stava facendo e di essere quindi assolutamente consapevole che quello che stava facendo era un azzardo. Dice: lo so che è un azzardo interrompere la sezione seicentesca del museo per accordare due saloni a Burri, che viene ad inserirsi tra Caravaggio e Claudio di Lorena, Claude Lorrain. Tutto sommato, però, l'equazione Caravaggio, Burri, Claudio non è più avventata di quella Simone Martini, Bruegel, Reni. Ovvero, non è un azzardo, in fondo, unire cose che si richiamano tra di loro anche al di là della cronologia. Non è un azzardo accompagnare a Caravaggio Burri e farlo seguire da ciò che dopo Caravaggio è venuto nella storia dell'arte, esattamente come nelle sale precedenti o successive sono fatti degli abbinamenti tra scuole diverse, nazionali o regionali, o tra ambiti di riflessione simili ma che attraversano i secoli. Non solo perché Burri è contemporaneo, deve essere considerato inallestibile. Lo è proprio perché questo museo è fatto in realtà, ci diceva Causa, di continui azzardi nella storia dell'arte. E tutti questi azzardi messi insieme fanno la storia dell'arte che raccontiamo in questo museo. In un museo che quindi porta l'arte contemporanea assolutamente in dialogo, consapevole del rischio, ma anche consapevole della necessità dell'essere già avvenuto, porta in dialogo l'arte contemporanea con l'arte antica. Ultimo tassello, potremmo dire, di un grande cretto che è di per sé stessa la storia dell'arte e quindi anche la storia di questo museo. Un museo, quindi, che accoglie l'arte contemporanea senza distinguerla, come accade in molti casi, dal resto della collezione, dal resto dell'identità del museo, ma l'accoglie come sorella minore per età, ma membro della stessa famiglia, all'interno delle sue pratiche di ricerca storica, di ricerca artistica,
E questo è possibile soprattutto grazie alla straordinaria collezione d'arte antica di Capodimonte e soprattutto grazie a quella miracolosa stagione che a partire dal 1978 permetterà a questo azzardo di Burri di essere sempre meno come di essere sempre meno percepito appunto come un azzardo, perché tante altre volte verrà compiuto, tanti altri artisti entreranno in dialogo con le opere della collezione di Capodimonte, fino a trasformare questo azzardo, se mi permettete, in un vero e proprio metodo, un metodo di lavoro. Come far dialogare l'antico e il contemporaneo nella collezione di un grande museo? Come non separarli, ma portarli in un dialogo continuo, pervicace, approfondito, raffinato, e questo credo sia avvenuto soltanto grazie appunto a questo binomio tra grande collezione e grande capacità di supportare questo azzardo negli anni, sia accaduto solo a Capodimonte. Credo sia l'unico museo di arte antica dove il contemporaneo ha avuto una storia di così straordinaria immersione, di così straordinario confronto continuo e illuminante in molti casi con le grandi opere, i grandi manufatti di arte antica. Una storia lunga che è durata 40 anni, ma io vi porto quasi alla sua conclusione, per poi tornare indietro fra poco. Vi porto alla sua conclusione perché nel 2017-2018 sono stati compiuti, come dire, i primi passi di un progetto di riflessione appunto sulla collezione di Capodimonte, sulle sue tante capacità di cercare connessioni, relazioni tra l'arte antica e l'arte contemporanea, e si è arrivato a pensare ad un certo punto che la stessa collezione di arte contemporanea di Capodimonte poteva, essa stessa contemporanea, già dialogare con altri artisti del contemporaneo, come se il grande Cretto di Burri fosse ormai un elemento acquisito nella storia dell'arte, nella storia di questo museo, per farlo a sua volta dialogare in azzardo, in nuovo, ulteriore azzardo, con un'altra opera contemporanea. Quest'opera contemporanea è quella che vedete, o meglio, per adesso intravedete, sulla parete frontale, alla attuale collocazione del Grande Cretto, non più collocato nelle sale storiche della collezione storica, ma all'ingresso della nuova sezione contemporanea nel frattempo costituitasi, e vi racconterò la storia tra poco di questa costituzione. Oggi, entrando appunto in queste sale, in queste nuove sale che ospitano con la dimensione del White Cube, della scatola bianca, tipica dei musei di arte contemporanea, tra secondo piano e terzo piano, tra secondo piano e sottotetto del museo, una delle prime opere in cui vi imbattete è appunto il Grande Cretto di Burri. Ma quando entrate in questa sala e vi girate, non vedete più, a partire appunto dal 2017, una scala su un muro bianco che solca la differenza di livello tra secondo e terzo piano e vi porta a continuare la visita. Perché quella parete, una parete funzionale, difficilmente utilizzabile proprio per i suoi dislivelli, proprio per la sua funzione di passaggio, è stata in realtà individuata da un artista svizzero che già operava nel 1978, era un giovane artista, quando Burri realizzò la sua opera, ha deciso di individuare proprio quella parte del museo, proprio quella parete, per realizzare la sua opera. L'artista è Jonathan Leder, uno degli artisti più importanti emersi negli anni Ottanta, per aver soprattutto compiuto, insieme a tutta la sua generazione, una vera e propria piccola grande rivoluzione. Quella di non separare più gli oggetti della cosiddetta arte maggiore o delle cosiddette arti maggiori, rispetto alle arti minori, alle arti applicate, alle arti sontuarie, alle arti decorative, dell'arredamento, perché quella generazione ha iniziato a investigare sulla valenza conoscitiva e ermeneutica dell'oggetto in quanto tale, dell'oggetto come espressione di una cultura, che non è soltanto le belle arti, ma è tutto ciò che l'essere umano produce, aggiunge, modifica all'interno
del nostro mondo. E soprattutto è anche una riflessione che si interroga sulla pervasività degli oggetti all'interno della società dei consumi, della società dello spettacolo, di una società ormai iper-pop e non soltanto più pop. Sono gli anni Ottanta, sono gli anni del ritorno alla pittura, alla scultura, della, diciamo così, declino almeno temporaneo delle pratiche concettuali. Sono gli anni in cui gli artisti iniziano ad investigare il mondo delle cose come un portato estremamente interessante, in grado di raccontarci di come siamo circondati da oggetti, come questi oggetti sono spesso merci e sono spesso ideologie. C'è ancora, come dire, il fantasma dell'arte concettuale, della sua valenza critica all'opera, che viene applicato però, anche grazie ad un decennio come gli anni 70, che ci avevano insegnato a ragionare sulla base del genere, sulla base dell'alterità culturale, sulla base del recupero delle forme marginali e minoritarie, inizia a riflettere come, come dire, tutto nella cultura si tenga e sia pervasivo, come gli oggetti di consumo, gli oggetti pop, siano sostanzialmente altrettanto importanti nella loro valenza estetica, etica, sociale, politica, culturale, rispetto alle grandi opere d'arte. Ed è per questo che Jonam Leder nota un aspetto in modo particolare nell'opera di Burri, che potremmo già vedere nell'opera, ma che forse è meglio vedere in questo elemento che vi faccio vedere adesso. E che Jonam Leder decide di prelevare dalle più di 40.000 opere della collezione di Capodimonte, ed è un stupendo vaso in ceramica, in porcellana. Capodimonte fu una grande scuola di ceramica e di porcellana, fu una delle grandi fabbriche, una real fabbrica europee, di livello europeo, nella produzione di oggetti in questo materiale. Quindi, diciamo, il discorso che un artista come Jonam Leder compie negli anni Ottanta, in realtà a Capodimonte si era compiuto nei secoli, accanto ad un collezionismo di pittura, di scultura, c'era anche un collezionismo e addirittura una produzione di oggetti in ceramica e porcellana, tessuti, cuoie, vetri, elementi in metallo, armi, monete. Quindi, diciamo, anche Amleder coglie come Burri una grande contemporaneità dell'antico nel perlustrare le collezioni di Capodimonte e capisce che forse questo aveva già toccato la sensibilità di Burri, perché il grande cretto di Burri, come vi dicevo prima, è composto da elementi ceramici uniti insieme, dipinti, smaltati, per dare, come dire, un riverbero di luce su quel nero di fondo. La loro impronta, diciamo così, caravaggesca, cerca la riflessione, cerca la lucentezza, cerca il bagliore, anche se affondato nel buio. Amleder fa un passo ulteriore, decide, come dire, di valorizzare in modo netto, in modo chiaro, questo riferimento alle collezioni e passa, diciamo così, per certi aspetti, da Caravaggio al biscuit. Passa dalla grande arte muscolare, eroica, del grande barocco caravaggesco, alle splendide opere delle manifatture europee, sia capodimontiana che altre manifatture europee conservate nelle collezioni di Capodimonte, e sceglie di riferirsi alla delicatezza anche cromatica di queste particolari tinte, di questi particolari elementi decorativi. C'è una vera e propria rivalutazione, diciamo così, dell'oggetto minore, non considerato magari la grande arte, ed è da questo vaso che decide di prelevare dalle collezioni di Capodimonte che parte la sua riflessione cromatica, perché a differenza del grande cretto nero di Alberto Burri, l'opera, ed eccola qui, split, cioè diviso, di Jonam Leder, non è un monocromo, è un'opera policroma e tutte queste tinte che vedete non sono state scelte arbitrariamente dall'artista, ma sono, come dire, l'esplosione
in una dimensione, diciamo così, molto più grande, di quei colori che vedete nei due meravigliosi vasi che sono appoggiati su questo tavolo, che fa parte integrante nell'elemento, diciamo così, di prelievo e di riesposizione dell'opera. Opera che a sua volta decide di non cercare la tridimensione del Cretto Buriano, perché la tridimensione c'è già nella spazialità progressiva tra prima parete, parete della scala, e seconda parete, che poi è la prima parete del terzo piano. Quindi usa l'architettura del museo come tridimensionalità e decide, come dire, di gioire della bidimensionalità materica, delle splendide porcellane, delle splendide ceramiche, dei vasi della Real Fabbrica di Capodimonte. È come se facesse un enorme vaso a grandezza architettonica, con la stessa logica della divisione in scomparti del grande Cretto di Burri, però piatto, in quanto la tridimensione è quella del museo, e pieno di colori, colori felici, colori eleganti, che sono quelli che magari chi era interessato a Caravaggio non avrebbe osservato, ma che chi è interessato alle ceramiche, alle porcellane di Capodimonte invece va a osservare. Un'opera per certi aspetti molto dissimile, ma anche molto simile a quella di Burri. È come dire, raccontano la stessa storia in modi completamente diversi. E la storia è quella di come relazionare la propria presenza di artisti contemporanei all'interno di questo grande museo, all'interno dei secoli e secoli di arte, all'interno dei 40.000 oggetti umani di cultura che questo museo conserva. E vi dicevo che siamo all'ingresso della collezione, della sezione della collezione di arte contemporanea di Capodimonte. Mi fermo su questa immagine molto strana che ancora appartiene ad Amleder per fare una piccola pausa e raccontarvi come questa collezione è nata. Questa collezione nasce, come vi dicevo, nel 1978 in relazione alla mostra di Alberto Burri, Il grande Cretto Nero. E vi dicevo che ad inaugurarla c'era il soprintendente di Capodimonte Raffaello Causa, a presentarla c'era un grande critico d'arte Cesare Brandi, un grande critico e storico dell'arte Cesare Brandi, ma che dietro le quinte, e neanche troppo dietro le quinte, vi era la presenza di un grande gallerista napoletano, di un grande mecenate, oltre che gallerista, di un grande ideatore di progetti e di piattaforme culturali, Lucio Amelio. Lucio Amelio è stato non soltanto un grande gallerista, ma appunto ha sempre cercato, in una città che era priva di un museo di arte contemporanea, un luogo che permettesse ai suoi artisti, agli artisti della sua galleria, agli artisti del suo programma, di esprimersi nella relazione con quei secoli di cultura che Napoli esprimeva. Ed è proprio a personaggi come Lucio Amelio che noi dobbiamo l'idea di portare l'arte contemporanea a Capodimonte. Non solo perché non c'era un museo di arte contemporanea, non c'erano pareti bianche come quelle che vedete in questa immagine che tra poco vi descriverò, ma c'erano però i musei, c'era però l'arte, e non importava se l'arte era antica, perché l'arte, le questioni che si pone l'arte, le problematiche, le ambizioni, le visioni, le narrazioni, sono sostanzialmente contemporanee a chi le riceve e le ritrasmette, a chi continua a raccontarle, a chi se ne prende cura. Non è la cronologia, almeno io ho l'impressione che a Napoli e a Capodimonte il contemporaneo non sia mai legato alla cronologia, ma sia legato appunto al modo di guardare, allo sguardo, alla percezione, cioè alla percezione che intuisce, capisce e trasmette, ricreandola, una storia che di per sé stessa è contemporanea. È lo sguardo che rende contemporanea un'opera. Ed è per questo che quindi quell'azzardo di Burri fu colto da Lucio Amelio. Non fu per fortuna l'unico, perché a seguire Lucio Amelio tanti altri mecenati di questa collezione si affacciarono a Capodimonte, possono nei vari anni realizzare grandi progetti. Prima, appunto, grazie a un occhio sempre attento, ad un orecchio sempre aperto, come quello di Raffaello Causa, e poi di Nicola Spinosa, fino ad arrivare negli anni all'attuale direttore Sylvain Bélinger.
È una storia anche di direttori che hanno avuto coraggio, di direttori che hanno ascoltato quelli che potremmo definire i mecenati nuovi della collezione di Capodimonte, i mecenati contemporanei della collezione di Capodimonte. Nella relazione tra questi direttori attenti, responsabili, che hanno continuato a rischiare, e questi mecenati si è definita la collezione contemporanea di Capodimonte. Data d'inizio, 1978 con Lucio Ameglio, altri nomi, Chiarumma, Giuseppe Morra, Lucia Pasquale e poi Laura Trisorio, Alfonso Archiato, tanti altri, ma un nome su tutti va ricordato e a lei oggi è dedicata la sezione di arte contemporanea di Capodimonte ed è Graziella Lonardi Buontempo. L'inventrice di una piattaforma privata che ha sostenuto gli artisti, sostenuto i curatori, sostenuto i grandi progetti nella dimensione pubblica, seppure con capitali privati. Un po' questa è la storia che vi stiamo raccontando, un'alleanza virtuosa di rischio e di visione compartecipata. Quella piattaforma si chiama ancora, anche se oggi non esiste più per molti aspetti come esisteva allora, ma ancora opera attraverso gli eredi di questo progetto. Si chiama Incontri Internazionali d'Arte, un nome perfetto per quello che è accaduto in questi anni a Capodimonte, Incontri Internazionali d'Arte. E quindi da lì sono continuate mostre meravigliose. Allora mi fermo in questa piccola grande storia per raccontarvi un po' che cos'è questa immagine ed arrivare, come dire, a completarvi la storia con le date, con i nomi di questa sezione. Che cos'è questa immagine? È sostanzialmente un po' la metafora di quello che vi sto dicendo, un incontro internazionale d'arte. Nella stessa stagione in cui il Museo Madre, di cui sono stato direttore dal 2013 al 2019, commissionava insieme a Capodimonte l'opera Split sulle scale che dal secondo al terzo piano, dal secondo passano al terzo piano a Capodimonte, nelle stessi mesi, nella stessa stagione, il Madre di Napoli, un museo che nel 1978 non c'era, perché è il museo di arte contemporanea della regione Campania, inaugurava una mostra di Joan Lader, una grande personale. E noi abbiamo riflettuto proprio, grazie anche alla vicinanza, all'amicizia, direi all'empatia metodologica e affettiva con Sylvain Bélinger, abbiamo riflettuto, attuale direttore di Capodimonte, abbiamo riflettuto su come fosse necessario trovare ulteriori forme di narrazione di questa compenetrazione tra antico e contemporaneo, tra pubblico e privato, tra forme, colori, immagini, astrazioni, concettualizzazioni che si richiamano, si cercano e a Napoli, grazie a Capodimonte, si trovano, si ritrovano. E allora, come dire, ciò che forse altrove sarebbe impossibile è accaduto di nuovo, un grande azzardo avvenuto pochi anni fa, non più nel 1978, ma appena un paio di anni fa. Capodimonte decide di prestare al Museo Madre, un museo di arte antica decide di prestare ad un museo di arte contemporanea, la Dame di Tiziano, uno dei simboli assoluti della collezione di Capodimonte, uno dei simboli assoluti della storia dell'arte. Faccio notare che della Dame di Tiziano esistono diverse versioni perché, un po' come Andy Warhol, anche Tiziano aveva una factory, ma quella di Capodimonte è la prima. Viene prestata alla mostra di Joan Lader che con grande incredulità per questa straordinaria possibilità decide, come forse avrebbe fatto un artigiano dell'epoca di Tiziano, forse colui che ha realizzato questa cornice, decide di realizzare tutto intorno questo arabesco, diciamo così, di forme dorate in foglia d'oro, per accogliere all'interno della sua mostra, della sua riflessione sul valore intellettuale della decorazione, sul rapporto che noi abbiamo con gli immaginari e con gli oggetti, anche questo straordinario esempio di un'arte felice, di un'arte che celebra la vita, che celebra l'amore, che celebra
come dire, la relazione aperta, di scoperta dell'altro, che celebra la favola ed è un po' sostanzialmente anche il senso di un'arte gioiosa, aperta, che celebra tutte le forme di cultura di cui la cultura si compone, come appunto è l'arte di Joan Lever. E questa stanza, dove vedete appunto secoli che sono passati, artisti che dialogano, è un altro straordinario simbolo, attuale, attualissimo, della collezione di cui stiamo parlando. Ma torniamo indietro, torniamo a quello che accade subito dopo il 1978, per raccontare appunto di come questa collezione si compone. Eccoci qui, Lucio Ameglio, lo vediamo in questa immagine, con la giacca e la cravatta, al centro Joseph Beuys, il grande artista concettuale tedesco con il suo cappello, e accanto a lui lo riconoscete perché è, come dire, riconoscibilissimo, il padre della pop art internazionale, ovviamente statunitense, Andy Warhol. Tra l'altro vedete alla parete un ritratto di Joseph Beuys coperto di glitter, è una delle opere della mostra Beuys by Warhol che inaugura la Galleria di Lucio Ameglio nel 1980. Per certi aspetti possiamo dire che se il muro di Berlino è crollato nel 1989, a Napoli crolla con 9 anni di anticipo, perché unire l'arte concettuale europea e l'arte pop americana significa andare al di là di ogni barriera e far ritrovare, come dire, nel dialogo culturale il senso di che cos'è cultura, che è incontro e non differenza, che è capacità di incontro e non sottolineatura della differenza. Questo a Napoli, una città multiculturale, portuale, fatta di crossover continue, è abbastanza evidente. Potremmo dire che chi vive a Napoli lo vive ogni giorno. Ed è forse per questo che le due grandi mostre con cui si inaugura il programma di arte contemporanea a Capodimonte negli anni Ottanta sono dedicate a questi due artisti, l'alfa e l'omega, diciamo così, delle pratiche artistiche dell'epoca, Andy Warhol e Joseph Beuys. Le vediamo non tanto nelle immagini che vi faccio vedere, ma le sentiamo attraverso alcuni dei loro simboli. Il primo di questi è il famosissimo Vesuvius di Andy Warhol, mostra del 1985, inaugurata in contemporanea ad una mostra, di nuovo queste ricorrenze tra antico e contemporaneo, dedicata alla civiltà del Seicento a Napoli. Pochi anni dopo Capodimonte ospiterà un'altra grande mostra dedicata alla veduta europea a Napoli, alla veduta del Golfo di Napoli e al suo successo europeo dal 400 all'800. E in questo caso Warhol si riferisce ad un genere pittorico che è quello appunto della veduta del Golfo di Napoli, ma lo fa a modo suo, lo fa ricreando questa straordinaria immagine di energia, però con la piattezza del segno grafico e con la compartimentazione del colore che è un elemento tipico del suo linguaggio. Eppure oggi a Capodimonte quest'opera donata da Lucio Ameglio al termine della sua vita, poco prima di morire nel 1994, oggi quest'opera sta nella collezione di Capodimonte esattamente come questa. Una straordinaria veduta del Golfo di Napoli, il vulcano che erutta, come a dire di nuovo che nelle collezioni di Capodimonte molto cambia, ma molto anche ritorna. Ritorna e ritorna con le sue novità, ma nello stesso tempo anche con la sua tensione ad esplorare elementi comuni che fanno dialogare gli artisti nel corso del tempo invece di distinguerli. Ecco, vediamo l'immagine dell'opera oggi allestita nelle collezioni, nella sezione di arte contemporanea delle collezioni di Capodimonte. Tra pochi giorni verrà allestita e presentata anche quest'opera che è stata prodotta dal Museo Madre in occasione della mostra personale dell'artista americano Wade Guyton. È un altro Vesuvio, un Vesuvio molto contemporaneo, fa parte dell'epoca ormai dell'arte digitale, dell'arte che investiga sullo statuto incerto, ibrido dell'immagine digitale contemporanea, con questa piega al centro che semplicemente ci dice che l'artista inserisce le sue tele nelle stampanti, come avrebbe potuto fare Warhol,
prima da una parte e poi dall'altra, perché non ci starebbe questa dimensione nella stampante, quindi come a voler influire sul metodo, come dire, di elaborazione da parte della macchina, dell'input umano, dell'input, diciamo così, che naturalmente arriva da quella macchina, sicuramente imperfetta rispetto alla macchina tecnologica che siamo ancora noi. Un altro modo per investigare nelle differenze alcune assonanze e punti di comunione tra gli artisti. Totalmente diverso, ma nello stesso tempo straordinariamente capodimontiano, anche il progetto di Joseph Beuys con Palazzo Regale. Palazzo Regale fu l'ultima mostra di Joseph Beuys nel 1985, chiusa nell'86, che è l'anno della morte di questo artista. L'immagine rappresenta una casa cantoniera, quindi un luogo, come dire, molto frequente, molto quotidiano per chi attraversava in quell'epoca le strade delle città italiane. Era il luogo dove si prendevano cura, diciamo così, del contesto della strada, di chi attraversava quella strada. E non è assolutamente quindi un palazzo regale, non è assolutamente Capodimonte. Ma perché sceglie questa immagine Joseph Beuys per la sua mostra che segue immediatamente quella di Warhol? Qui vediamo alcune immagini di questa mostra che non vi commenterò, come dire, specificatamente, perché vorrei fermarmi sostanzialmente su una piccola immagine, potrebbe essere questa, una reggia per Palazzo Regale, o potrebbe essere questa dove vediamo lettere e documentazioni rispetto a questa progettualità di Joseph Beuys. In realtà mi fermo su questa, mi fermo sull'artista che chiude questa vetrina dove ha inserito tutta una serie di simboli organici e inorganici, animali, vegetali, naturali, animali, vegetali, minerali, culturali, naturali, e li ha chiusi in queste vetrine dorate. Che cosa accade in questa mostra? Questa mostra che è l'apice di un'intera carriera, è l'ultima grande mostra di Beuys, ma è anche l'apice di un suo rapporto ormai ventennale con la città di Napoli e con la regione Campania. Accade che Beuys ci dice che oggi non ci sono più i re e le regine, non ci sono più a Napoli, a Capodimonte, i re e le regine, ma in realtà ci sono ancora, perché quello è ancora un palazzo regale. E sapete chi sono i re e le regine? Siamo noi, tutte le donne e tutti gli uomini che decidono di essere visitatori del museo, decidono di affacciarsi a questi secoli di cultura e farli propri. Perché noi siamo, tutte noi e tutti noi, artisti, anche se non dipingiamo, non scolpiamo. Noi siamo artisti perché abbiamo l'opera più bella da fare, che è la nostra storia, la società, il mondo in cui viviamo. Noi siamo i re e le regine di questo palazzo regale e in questo atto di chiudere officiando queste vetrine, Beuys ci consegnava possibili simboli, possibili metafore della nostra capacità di trasformare il metallo più umile in oro, gli oggetti più effimeri in monumenti al valore umano, al valore morale, al valore estetico che ogni gesto che noi compiamo può assolvere. Il museo è un palazzo regale non perché appartiene appunto più a re e regine, ma perché appartiene a chi può cambiare il mondo, essendo anche meglio di un re e meglio di una regina, e siamo noi. In questo senso, e qui mi avvio alla conclusione, questa storia straordinaria è continuata negli anni, è una storia che ha nomi e cognomi, e qualcuno vorrei potervelo fare. Dal 1986 al 1991 a Capodimonte si svolge un incessante ciclo di mostre, subito dopo quelle di Warhol e Beuys, e nel 1996, quindi 10 anni dopo la mostra che abbiamo appena visto di Joseph Beuys, si inaugura la sezione di arte contemporanea. Il museo, come vi dicevo, fa succedere una mostra dietro l'altra e io stesso dovrò essere, come dire, molto veloce in questo mio elenco. Gino De Dominicis nel 1986, Mario Merz e Daniel Buren nel 1987, Carlo Alfano, Sol LeWitt, Giulio Paolini, di cui vediamo un'immagine,
insieme a Joseph Kossuth nel 1988, Michelangelo Pistoletto e Luciano Fabbro nel 1989, Iannis Kounellis tra l'89 e il 90, Eliseo Matiacci nel 1991, Sigmar Polke nel 91-92. E seguiranno le mostre di Enzo Cucchi nel 1996 e poi ancora nel 2009, Mimmo Iodice nel 96-97, Anselm Kiefer nel 1997, Mario Schifano nel 98, Gilbert and George tra il 98 e il 99, Ettore Spalletti nel 1999, Mario Giacomelli nel 2003, Ettore Sozzas nel 2004, Ernesto Tatafiore nel 2005, Mimmo Paladino nel 2005-2006, Louis Bourgeois nel 2008-2009, Albert Oehlen, Luigi Ontani, Julia Schnabel, Candida Hofer, tutti nel 2009, William Kentridge tra il 2009 e il 2010, Bill Viola tra il 2010 e il 2011. E arrivano gli anni presenti, anni che devono essere responsabili di questa straordinaria lista di artisti, ognuno dei quali ha realizzato una mostra che non avrebbe realizzato se non fosse stato a Capodimonte, se non fosse stata a Capodimonte. Mostre che hanno continuato l'azzardo di Burri, che hanno continuato a cogliere quella lezione, che è lo straordinario orgoglio, la straordinaria opportunità di confrontarsi con la storia dell'arte. Sarebbero tantissimi gli esempi che potremmo fare, da Buren che fa intravedere attraverso le sue linee i suoi colori, dettagli dei dipinti di Capodimonte, a Louis Bourgeois che dialoga con le sue più di 100 opere in mostra, con singoli capolavori, dai più piccoli di arti decorative ai più grandi per le dimensioni di alcuni dipinti del barocco napoletano. Momenti straordinari di storia dell'arte, unici, irripetibili, che per certi aspetti mi piacerebbe immaginare arrivati ad una misura, come dire, di decantazione, per quanto provvisoria, con queste due immagini con cui concludo il mio incontro con voi. La stanza di Giulio Paolini che vediamo e la stanza di Francesco Vezzoli che vedremo fra poco. Due artisti italiani che sono stati invitati dal sottoscritto e da Sylvain Bélinger per la mostra Capodimonte Imaginaire, carta bianca. Abbiamo in quel caso invitato 10 intellettuali da tutto il mondo a scegliere 10 opere dalla collezione di Capodimonte e creare la loro sala ideale. La risposta di Giulio Paolini, grande artista dell'arte povera italiana, appartenente alle ricerche afferenti all'arte povera italiana, ma artista autonomo, indipendente e straordinario amante dei musei e della storia dell'arte, è di fatto una scelta del tutto e del niente. E l'opera è quella lettera che vedete su quel tavolo da gioco trovato un po' per caso nei depositi di Capodimonte. In quella lettera Giulio Paolini dice che di fronte alle più di 40.000 opere di Capodimonte non ne sceglie nessuna. Perché? Perché le sceglie tutte. Sceglie il museo, sceglie la sua narrazione, sceglie la sua capacità di raccontare infinite storie, sceglie la tela bianca non perché non c'è nulla da dipingere, ma perché è disponibile ad accettare ogni immagine, a farci sognare ogni possibilità che su quella tela si andrà a depositare. Il nostro rapporto con lei sceglie la generosità del museo, sceglie l'infinità del museo. E di fronte a questo meraviglioso gesto, a questa vera e propria carta bianca colta trionfalmente da Giulio Paolini, anche Francesco Vezzoli reagisce, e reagisce in modo diverso, ma nello stesso tempo in modo altrettanto visionario nel fare sua la visione del museo. Sceglie una serie di 20 coppie dalle sculture di Capodimonte, il museo forse più noto per la sua collezione di pittura che per la sua collezione di scultura, ma si sa, un museo è noto per quello che si dice di lui e che lui decide di mostrare, come direbbe Michel Foucault pensando all'archivio, al museo. Ma Capodimonte è anche un grande museo di scultura ed eccole qui queste sculture che dialogano tra di loro, tra materiali, tempi diversi e ci parlano di rivalità fra sorelle, di competizione politica, di amore materno, di desiderio sessuale, tutto incarnato in sguardi provvisori che il visitatore Francesco Vezzoli coglie tra i vari sguardi delle varie sculture di Capodimonte. Come a dire che è un libro aperto, disponibile e straordinario. Ogni museo, e soprattutto ogni museo
come Capodimonte, che ha deciso di dare carta bianca a tutti gli artisti, non solo contemporanei, che hanno attraversato le sue sale. In una città come Napoli, in una regione come la Campania, un museo che è un palazzo regale, e lo è per noi, non può essere che un museo che ci dà carta bianca per affermare con la eleganza e la pertinenza che gli è propria, che tutta l'arte è stata contemporanea e che grazie a noi, nel dialogo con gli artisti, nell'ingresso in questo museo, ancora lo è e continuerà ad esserlo. Grazie.